Ciao a tutte, oggi video che non sta facendo nessuno in questo periodo, il video sugli acquisti con i saldi, una cosa originale. Allora, iniziamo dicendo che sono andata ancora sabato scorso, il primo giorno dei saldi, dritta sparata da Kiko perché immaginavo che, come succede di solito, ci sarebbero stati saldi al 50%, col cavolo. Aspettavo i saldi da Kiko perché vorrei prendere qualche pezzo della collezione Life in Rio, ma c'erano in saldo solo due prodotti che entrambi comprati appena usciti, e cioè uno è l'olio per il corpo, quello un po' scimmerino che vi ho anche mostrato nel video sull'abbronzatura. È un altro prodotto in saldo solo al 30% della collezione Life in Rio, è l'eyeliner, di cui ho preso il colore più strambo, secondo me, cioè il fucsia, proprio quando è uscita la collezione, per cui Life in Rio ho comprato niente. In centro a Padova il negozio della Kiko è esattamente di fronte al negozio di Desigual, dove avevo mirato una bellissima canotta, una bellissima blusa lunga con l'orlo sbiego, bellissima. Ho detto, quando costo a prezzo pieno 60 euro circa per una canotta. Sappiamo che i prezzi dei Desigual sono abbastanza proibitivi. Ho detto, appena ci sono i saldi, vengo a dare un'occhiata di nuovo. Quella canotta era in saldo solo del 10%, quindi passava da 59 a 53, capirei che risparmio. Siccome mi piaceva molto, l'ho comunque provata e ho scoperto che mi stava da schifo, quindi il primo giorno dei saldi ho comprato niente. Nei giorni successivi ho detto, beh, ma vuoi che non ci sia proprio niente niente che io possa comprare con sti cavolo di saldi? Allora, sono andata in due dei negozi di abbigliamento che io preferisco in assoluto. Uno si chiama Nunalai, questo qui, e l'altro è Motivi. Come vedete ho i sacchetti, quindi da ognuno dei due ne ho riportato qualcosina. Allora, da Nunalai sono stata strafelice e anche, devo dire, fortunata. Perché? Strafelice perché sono finalmente, vedete, riuscita a trovare una gonna jeans longuette, cioè che non sia una minigonna giropassera, una minigonna sdrucita, una mini ascellare, che, cioè, non mi sembra il caso. Io ad agosto compio 40 anni, cioè, ma posso andare in giro così? Ci sono da un po' di anni a questa parte tantissimi short, tantissimi pantaloncini di tutti i tipi, di tutte le fogge, ma gonne jeans io non ne vedevo più, appunto, se non queste mini mini mini, non ne vedevo più da anni. Quando ho visto questa, che è carina, non sdrucita, della lunghezza giusta perché mi arriva al ginocchio, c'erano anche un sacco di taglie, cioè sono andata assolutamente in visibilio. Prezzo indicato sullo scontrino sul cartellino dei saldi, 17,40 euro. Ve lo faccio vedere perché poi c'è un inghippo rispetto a questa cosa. Altra cosa che ho preso da Nunalai è stata questa maglia qui, che chissà se riesco. Aspettate, vedete? È una maglia asimmetrica, anche questa finisce tutta sghimbescia, molto carina. Anche questa qui l'avevo già mappata, l'avevo già vista quando i saldi non c'erano ancora, quindi all'inizio della stagione. Ho detto, se dovessi trovarla in saldo, ci faccio sicuramente un pensiero. Allora, il suo cartellino con il prezzo scontato era questo qui. Quindi 17 più 12 a casa mia fa 29. Io invece, andando alla cassa, ho pagato, eccolo qui, 46,80. Sono uscita e ho detto, i conti non mi tornano, com'è sta storia? Torno dentro e dico, scusate, io ho pagato 46,80, però un cartellino diceva 12,40, uno diceva 17, non mi ricordo più cos'era, 17,40, casa mia fa 29,80, no? Insomma, cercano di capire anche loro cosa cavolo è successo con questi saldi. Praticamente le ragazze che lavorano lì, le commesse, la sera prima che iniziassero i saldi, devono essersi sbagliate e alcune cose le hanno sovrasaldate in qualche modo,
E comunque con me hanno, tra virgolette, fatto l'errore, hanno fatto la brutta figura e mi hanno risarcita dei 17 euro della differenza. Quindi avevo pagato col bancomat, mi hanno risarcito in contanti, ovviamente. Per cui io questi pezzi, la gonna e questa maglia che vedete, le ho pagate in super 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 saldo, perché erano state saldate per sbaglio 2 volte. Quindi figuratevi la botta di fortuna, di fortuna. Poi, e quindi questo è quello che ho comprato da Nunalai. Da motivi, sono andata nello stesso centro commerciale dove c'è Nunalai, cioè il centro Giotto, però devo dire che il negozio motivi che c'è al centro Giotto non mi piace per niente perché è troppo piccolo. Sono tornata in un altro motivi di un altro centro commerciale che è molto più spazioso, molto più arioso, con più calma, e effettivamente sono riuscita a trovare qualcosa di, secondo me, meraviglioso. Allora, come vi ho detto, io il prossimo mese, tra meno di un mese ormai, compio 40 anni. Mi ero detta che 40 anni era l'età giusta, secondo me, mi ero fatto tutto un ragionamento mio, per avere finalmente, un vestito tutto nero, un little black dress, no? Ma petite robe noire. E quindi, curiosando tra le varie cose di motivi, che come vi ho detto è uno dei miei negozi di abbigliamento preferiti in assoluto, dove ci sarebbero tantissime cose, quasi tutte da comprare, ho trovato diversi vestiti tutti neri, uno più bello dell'altro, e alla fine ho deciso di comprare questo qui, che chissà se riuscite a vederne qualcosa. Praticamente è un abito con uno scollo molto semplice, normale, uno scollo tondo. Vedete qui dietro ha il bottoncino e ha questa asoletta qui sulla schiena, ed è un abito a trapezio. Eccolo qui. È un abito a trapezio con tutte queste cose qui, con tutti questi frufru, molto 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 leggero. Praticamente sotto è un abito a tubino, diciamo, molto normale. La parte più coprente, diciamo, che è questa qui, questa. Dopodiché ha tutte queste balze, tutte queste trasparenze che lo rendono meraviglioso, elegantissimo, e soprattutto è un vestito che assolutamente non segna le cicce, non segna le rotondità che stanno in posti dove non dovrebbero stare. Bene, questi erano gli acquisti di abbigliamento. Adesso, onde evitare che venga un video lungo mezz'ora, stacco e quindi per il momento vi saluto, e nel prossimo video vi farò vedere gli acquisti saldosi e anche altre cose che ho preso, tipo in profumeria, al Tigotà, eccetera. Quindi per il momento vi saluto. Ciao!